14 gennaio 1968, terremoto nella Valle del Belice. 7 gradi Richter per interminabili secondi fatti di crolli, distruzioni, decessi e fughe dalle antiche traballanti abitazioni. Nella devastazione, tra alcuni paesi in piedi e altri rasi al suolo, Gibellina rappresenta l'unico esempio in Italia di arte per la città. Infatti, antesignano di una concezione artistica dal ruolo anche sociale, sebbene la ricostruzione del paese fu pianificata in altra area, il sindaco, eletto in più riprese, Ludovico Corrao, ebbe l'intelligente idea di fornire un animo alla sua nuova gibellina al fine di uscire da quell'impersonalità che una ricostruzione dopo un tragico evento determina. Partendo da questo concetto, risposero artisti quali Pietro Cossagra, Franco Angeni, Mario Schifano, Andrea Cascella, Arnando Pomodoro, Mimmo Paladino. Alberto Burri, invece, decise di non inserire una sua opera nel nuovo contesto urbano, ma creò un gran decreto nella vecchia gibellina a memoria del sisma che la distrusse. Partendo da un proficuo ciclo pittorico, il creto monumentale è una colata di cemento bianco che ha ricoperto le rovine, lasciando inalterato il vecchio impianto viario. Alta circa 1 metro, l'opera rientra in quel concetto di land art, assumendo connotazioni di rispetto e memoria. Come dichiarò Maestro Burri, mi veniva quasi da piangere e subito mi venne l'idea. Io qui sento che potrei fare qualcosa. Io farei così. Compattiamo le macerie, che tanto sono un problema per tutti. Le armiamo per bene e con il cemento facciamo un immenso creto bianco, così che resti perenne ricordo di questo avvenimento. Il grande creto fu progettato in una prima fase tra il 1985 e il 1989, rimanendo incompleto fino al 2015, anno della conclusione del progetto. Che cosa sono i creti? Consistono in superfici rettangolari o quadrate di colore bianco o nero, spesse, all'interno delle quali si snoda un fitto intreccio di crepe e screpolature, come dalla natura, crepe che si creano nel terreno con la siccità. L'effetto artistico di Burri nacque impiegando un impasto di bianco di zinco e colle viniliche, cui aggiunse terre per i colorati. Applicava uno strato spesso di questo materiale su un supporto di cellotex, con una successiva fase di asciugatura essiccamento. Successivamente, in funzione di maggiori dimensioni, utilizzò un impasto di bianco di zinco, caolino e terre che dopo essiccature ricopriva con vinavil. Attraverso le crepature i creti evidenziano il passare del tempo, lo scorrere della vita, i momenti difficili, la volontà di replicare artisticamente a un fenomeno naturale, ma allo stesso tempo un'opera monocromatica attraverso essenzialità, casualità e semplicità espressiva. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.